della terza parte dell'argomento riguardante praticamente i fattori di crescita in implantologia dentale, ma in particolar modo stiamo parlando praticamente prima di tutto dei nostri impianti che debbono essere praticamente presi in seria considerazione prima praticamente di arricchirli con dei fattori di crescita che potremmo anche posizionare all'interno dell'alveolo, ma ovviamente l'importanza dell'impianto è fondamentale, soprattutto per noi odontoiatri che ci occupiamo di implantologia dentale e di biomateriali. Benissimo, ci diamo anche un tempo ragionevole di durata della nostra chiacchierata e poi eventualmente, se non riusciamo a terminare nei tempi, andremo praticamente ad un prossimo incontro. Iniziamo a parlare, e ci eravamo fermati, di che cosa oggi fa un'azienda che produce impianti per migliorare le superfici dei propri impianti al fine di innalzarne, aumentare il valore biologico al fine di renderle biomimetiche. Quindi incominciamo a parlare delle superfici di taglio. Perché parlare delle superfici di taglio? Perché noi odontoiatri dobbiamo conoscere bene, benissimo i nostri impianti, in quanto dobbiamo tutti insieme spingere le aziende produttrici verso un futuro in cui gli impianti, da semplici strumenti osteoconduttivi con un buon grado di modulo di flessibilità e una buona biocompatibilità, sono oggi utilizzati gli impianti in titanio in ambito odontoiatrico, ma ancora rappresentano soltanto degli scaffold, delle impalcature su cui poi si va a formare osso, ma non svolgono ancora una funzione osteoinduttiva, cioè in grado di indurre la formazione dell'osso. E soprattutto quindi dobbiamo perciò fare una buona scelta dei nostri impianti, non facendoci e diciamo ingannare, non credendo in falsi miti. Ora sappiamo che l'evoluzione delle superfici implantari che dovranno diventare biomimetiche, cioè che l'osso sarà in grado di percepirle come se fossero fatte da osso addirittura di tipo autologo, e solo in tal modo per l'osso l'impianto in titanio non sarà soltanto, come dicevamo, un elemento biocompatibile, ma diventa, oltre che lo stimolo alla crescita praticamente delle cellule, quindi volume citoplasmatico, a formare osso praticamente, perché viene attivata la differenziazione cellulare. Questo deve avvenire tra l'altro nel più breve tempo possibile al fine di raggiungere rapidamente quella condizione che per noi è elemento essenziale, l'osteointegrazione secondaria o biologica. E questa sfida oggi è il core business di tutte le aziende produttrici di impianti. Ricordiamo, per biomimetico intendiamo in chimica quel processo realizzato allo scopo di imitare e riprodurre un fenomeno osservato in sistemi biologici. Quindi le superfici in titanio oggi si stanno modificando, si stanno orientando da passare da osteoconduttive a osteoinduttive, e questa è la sfida che noi ci dobbiamo porre, senza farci diciamo incantare da messaggi pubblicitari, in quanto praticamente vengono decantate delle proprietà inesistenti come superficie implantare osteogenica, e poi due punti affermando che induce la formazione di osso. Se induce la formazione di osso, non osteogenica. E poi cercheremo di spiegare questo. Osteogenico vuol dire che forma l'osso, è in grado di produrre osso. Osteoinduttiva induce la formazione di osso, ma da sola non sarebbe in grado di produrlo. Quindi una cosa è l'osteogenicità, una cosa è l'osteoinduzione. Oppure sentiamo parlare di minimizza l'aderenza batterica, considerando che la superficie implantare praticamente una superficie rugosa, quando tutti sappiamo che le superfici che minimizzano la sovrapposizione batterica praticamente altro non sono delle superfici lisce. Praticamente qualcuno addirittura ha tentato, diciamo, creando degli impianti ibridi e quindi superfici macchinate e lisce, degli impianti di migliore qualità, ma in realtà praticamente il concetto non è quella la strada che ci deve preoccupare. Ci devono essere altri parametri che minimizzano l'aderenza batterica, in particolar modo garantire una buona quantità di osso praticamente
praticamente all'intorno del dente, soprattutto a livello crestale, questo non so se stasera ne riusciremo a parlare, che garantisce la tenuta dei tessuti molli, che sono quelli che mantengono l'osso. L'osso mantiene l'impianto, i tessuti molli mantengono l'interfaccia, il complesso osso-impianto. E quindi va sottolineato anche che non ci dobbiamo far incantare da acclamazioni e poi vediamo casomai progettati o proposti impianti che non siano provvisti del platform switched o della connessione econometrica o di entrambe. Oggi sappiamo che il platform switch permette quella migliore guarigione nel mantenimento dei studi per implantare i molli al di sopra dell'interfaccia osso impianto, e la connessione econometrica è l'unica vera praticamente a garantire un sigillo marginale fra abutment e fixture che impedisce qualunque colonizzazione batterica. Poi sentiamo parlare di qualità uniche del titanio. I nostri impianti hanno qualità unico e hanno superfici migliori di altre validate da test fatti da associazioni opportunamente costruite. In realtà le superfici in titanio, ne parleremo della lega di titanio, praticamente presenta determinate caratteristiche. Quindi oggi come oggi ancora poi siamo lontano dall'impiego di nanotubi polarizzati e riempiti con fattori di crescita e rilascio graduale, quindi anche eventuali nanotubi che non rispettano certi diametri, e poi lo vedremo, praticamente non sono in grado di soddisfare quelle caratteristiche di stimolazione alla differenziazione cellulare, quindi osteoinduttiva dei nostri impianti. Quindi andiamo a cercare di capire cosa significa osteogenico. Se prendiamo il vocabolario, leggiamo relativo al processo di formazione dell'osso. Questa è una dizione sbagliata, perché osteogenico significa praticamente che è in grado praticamente di dare la crescita ossea. E quindi quando noi mettiamo del biomateriale all'interno dei nostri siti implantari, dei nostri siti post-estrattivi o all'interno dei nostri impianti, dobbiamo conoscere tre concetti fondamentali: l'osteogenicità, l'osteoinduttività e l'osteoinduzione e l'osteoconduzione. La prima proprietà, cioè l'osteogenicità, la ritroviamo solamente nei graft, cioè negli innesti di tipo autologo, mentre le altre due le possiamo trovare negli innesti eterologhi e nei biomateriali appunto. L'osteogenesi, ricordiamo, è la capacità di produrre nuovo tessuto osseo dagli osteoblasti per differenziazione delle cellule osteoprogenitrici presenti sia nell'osso ricevente che nel materiale innestato se autologo. E questa caratteristica è appunto praticamente principalmente di innesti autogeni e non è presente in innesti eterologhi e biomateriali. Quindi se qualcuno vi vuol vendere un biomateriale parlando che è osteogenico, non vi sta dicendo la verità. Osteoinduzione invece è la capacità di un tessuto di indurre la differenziazione di cellule mesenchimali indifferenziali pluripotenti, oppure praticamente di aumentare la moltiplicazione cellulare oppure la crescita della singola cellula. E questi fattori osteoinducenti sono provenienti dal sito ricevente o dal circolo sanguigno, sono presenti in elementi osteogenici, osteoblasti, determinando così la neoosteogenesi ossea a livello sia dell'innesto che del sito ricevente. E noi possiamo arricchire i nostri siti e in futuro riusciremo anche a posizionare, vedremo come, questi fattori di crescita ai nostri impianti per migliorare i tempi di guarigione e arrivare velocemente all'osteointegrazione secondaria o biologica. L'osteoconduzione invece è la capacità che hanno i nostri impianti o un innesto di creare un supporto strutturale, uno scaffold alla neoformazione ossea. Questa si ha quando un materiale da innesto forma un reticolo tridimensionale che serve come impalcatura per guidare la crescita degli osteoblasti e dei loro precursori delle pareti di difetto. Al massimo può essere un substrato per questi, ecco anche l'assunzione per via sistemica di integratori di collagene idrolizzata, vitamina C e quant'altro, per favorire la disponibilità di biomateriale e l'effetto scaffold o impalcatura. Compresi quegli obiettivi che noi ci stiamo quindi prefiggendo, dobbiamo capire praticamente quale sia il percorso migliore senza cadere in falsi miti. E partiamo proprio dalle proprietà fisiche del titanio.
Il titanio è un materiale che è situato nel quarto gruppo della tavola periodica e quindi dei Mendeleev, con il numero atomico 22, insieme allo zirconio, fa parte praticamente dei metalli di transizione. Il titanio ha proprietà eccellenti dal punto di vista ingegneristico, infatti mostra un basso modulo, anche un basso peso specifico, il 22 rispetto già allo zirconia, che pesa 40, esattamente il doppio. Ha un basso modulo d'elasticità e questo è importantissimo. Ha un'eccellente resistenza alla corrosione legata all'osso di titanio, e poi vedremo l'importanza di questo. È biocompatibile, già queste due proprietà, basso modulo d'elasticità e biocompatibilità, lo rendono ideale per le protesi odontoiatriche. Non è magnetico, ma può essere reso super paramagnetico e presenta una grande resistenza a una vasta gamma di acidi e alcali. E ritornando al modulo elasticità, il modulo elasticità del titanio è 10,3 gigapascal, che è un valore il 50% inferiore di quello dell'acciaio, e questo basso modulo di elasticità le dà un'eccellente flessibilità, che è praticamente la proprietà basilare ideale per l'utilizzo in campo odontoiatrico, per l'effetto densegretivo, eccetera, eccetera. Tutto ciò unito a una notevole biocompatibilità lo rendono un materiale ideale. Gli manca ancora che cosa a questo titanio? La biomimeticità. Il titanio, ricordiamolo, tra l'altro, è un materiale anche virtualmente non magnetico, abbiamo visto, però con particolari trattamenti di superficie può essere polarizzato e reso supermagnetico. Inoltre, di quello che è il titanio per noi è importantissimo, è la resistenza ambientale del titanio, che dipende soprattutto da che cosa? Da un film di ossido superficiale, principalmente biossido di titanio, molto sottile, tenace e altamente protettivo, stabile al di sopra di un certo range di pH, di potenziale e di temperatura, la cui formazione è particolarmente favorita quando si ha un carattere ossidante dell'ambiente dove è presente, e quindi per questo motivo resiste a ambienti, diciamo, leggermente riducenti, agli ambienti neutri e quelli soprattutto altamente ossidanti anche a temperature ragionevolmente alte. E cosa fa il titanio? Il titanio, come tutti i metalli, sviluppa praticamente naturalmente degli ossi superficiali molto stabili, con alta integrità e tenace e buona aderenza. Questo ossido superficiale del titanio, se viene danneggiato o graffiato, immediatamente si ricostruisce in presenza di acqua o aria. Quindi cosa possiamo fare? Siccome noi abbiamo capito che il titanio è il materiale più biocompatibile, più elastico, ideale per le nostre protesi, lo vogliamo migliorare nelle sue caratteristiche. Come possiamo migliorare il titanio? Trasformandolo da puro in una lega, aggiungendo determinati elementi nobili, oppure, diciamo, aumentando lo strato di ossido, imponendo potenziali anodici, quale la protezione anodica, l'ossidazione anodica. Quindi noi possiamo migliorare il titanio creando delle leghe apposite, oppure aumentando lo strato di ossido. Ricordiamo che la lega titanio, se alluminio 4 vanadio, è la lega maggiormente utilizzata e rappresenta circa il 45% di tutta la produzione mondiale. E quello che poi, per le caratteristiche, la particolare reattività, lo rendono un materiale praticamente ideale, lo strato superficiale, che è uno strato di ossido di titanio, che è quello che si espone, praticamente si espone all'osso, non come lega pura di titanio, ma come ossido di titanio. E quindi, perché parlare di superfici di taglio? Perché dobbiamo conoscerle bene, per capire bene cosa significa un impianto che è osteoconduttivo, come possiamo farlo diventare osteoinduttivo e quanto la macro e la micromorfologia abbiano inciso notevolmente, ancora incidano sulle caratteristiche dei nostri impianti, ma soprattutto la nanomorfologia, come le caratteristiche della lega che ne migliorano le qualità, il grado di purezza del titanio, la bagnabilità. Cioè dobbiamo considerare tutte quelle caratteristiche che migliorano la qualità della superficie dei nostri impianti, perché è quella che vede l'osso. E quindi praticamente il core business delle aziende deve essere lavorare sulle superfici praticamente di titanio, non solo sulla macromorfologia e la micromorfologia.
Altri due aspetti che devono essere praticamente migliorati, praticamente, e sono presupposti indispensabili a aumentare la biocompatibilità, sono aumentare oggi la bagnabilità di queste superfici e l'eliminazione di eventuali endotossine sulle superfici implantali. E inoltre, praticamente, con la pulizia delle superfici implantali aumentiamo la bagnabilità, perché aumentiamo l'energia superficiale della nostra superficie di ritaglio, praticamente andando a fare però una pulitura di tutti gli eventuali materiali di lavorazione. E quindi il trattamento al plasma ossigeno, praticamente, che poi vedremo, è sicuramente una delle metodiche, diciamo, di ampia considerazione, in quanto appunto sortisce i due effetti: uno, aumentare, come dicevamo, la bagnabilità eliminando le impurità superficiali e liberando eventuali osteoendotossine; inoltre, praticamente, potremo lavorare praticamente sulle superfici implantari e modificarle e renderle osteoinduttive, le potremo rendere da diamagnetiche quali sono o a paramagnetiche, ma ancora meglio super paramagnetiche quando noi usiamo le nanotecnologie. E quindi praticamente questo potrà cambiare il comportamento elettrico magnetico dei nostri impianti all'interno dell'osso. Vediamo allora quali sono i trattamenti superficiali del titanio che fanno le nostre aziende. Abbiamo da una parte i trattamenti meccanico-fisici che conosciamo tutti, la fresatura, la sabbiatura, la lucidatura, e dall'altra parte abbiamo praticamente i trattamenti chimici ed elettrochimici. Poi in più avremo, e lo diciamo, lo vediamo adesso, abbiamo anche la capacità di fare delle modificazioni biochimiche della superficie dei nostri impianti. Quindi, una volta che noi abbiamo trattato fisicamente il nostro impianto, la nostra superficie, l'abbiamo sambiata, possiamo sottoporre il titanio a trattamenti di etching, di mordenzatura. Lo possiamo trattare, per esempio, con perossido di idrogeno, in maniera che l'interazione fra l'acqua ossigenata e praticamente il titanio porta a una dissoluzione chimica etching e a un'ossidazione della superficie per favorire la precipitazione di apatite, perché abbiamo visto che la deposizione di grossi apatite all'interno degli impianti è un presupposto indispensabile per una più rapida osteointegrazione e una migliore BIC, raggiungimento di BIC di un contatto osso-impianto. Questo è un primo passo. Il trattamento con alcali delle superfici di titanio, che dopo il trattamento alcalino viene ricoperta da gruppi di idrossido di titanio carichi negativamente o H- che attraggono gli ioni calcio presenti in soluzione Ca++, e quindi praticamente si forma del titanato di calcio amorfo, che è un presupposto indispensabile per favorire quello che è una maggiore una migliore biocompatibilità e anche a poter pensare a una iniziale azione osteoinduttiva. I trattamenti che noi possiamo fare sono il Chemical Vapor Deposition, CVD, cioè la deposizione chimica col vapore. Esistono varianti di tali processo: si può fare la deposizione chimica col vapore a bassa pressione atmosferica, o pressione vapore a bassa pressione, con la tecnologia del vapore al plasma, con il plasma assistita, la deposizione chimica avanzata al laser. E questo ci porta a quei rivestimenti in ossido di titanio, di fosfato di calcio, di ossido di danni ed ossiapatite. Quindi possiamo dire che i trattamenti elettrochimici praticamente possono arrivare praticamente a dare queste possibili ricoperture che stimolano. Una delle componenti più importanti è l'ossidazione anodica, prima di tutto perché non ha un costo elevato ed è facile praticamente da realizzare. E qual è lo scopo dell'ossidazione anodica? È uno scopo protettivo, lo stesso che si fa per l'alluminio o per altri, perché tutti i metalli naturalmente si coprono di uno strato di ossido, ma noi vogliamo aumentarlo per avere uno scopo protettivo. E un metodo per aumentare praticamente lo spessore di osso è quello praticamente il trattamento superficiale con ossidazione anodica, che è un tipo di trattamento elettrochimico. I principali vantaggi tecnologici comporta uno strato di ossido aumentato sono l'alta resistenza alla corrosione, quindi durano di più, non si corrodono, sono resistenti agli acidi, resistenti all'usura. Quindi quando noi andiamo, vediamo i nostri impianti che all'interno sono stati anodizzati, vuol dire che noi possiamo avvitare e svitare
girare con maggiore frequenza praticamente il nostro abutment fixture, sapendo che quel tipo di trattamento anodico praticamente tende a ridurre il fenomeno di usura, aumenta la dielettricità, che poi spieghiamo così, a bassissimi costi, e se vogliamo trattarlo possiamo anche avere con le vernici, ma questo non ci interessa, è un plasma spray qua. Un aspetto molto interessante nel processo di ossidazione elettrochimica, dicevo, questo colore che uno può capire, è il passaggio attraverso praticamente il processo di ossidazione legato all'onda che penetra all'interno dell'ossido ed è riflessa nell'interfaccia titanio-ossido di titanio, è praticamente legata, diciamo, va dal blu, dal viola scuro al blu, passando per il giallo fino ad arrivare al bronzo. La dielettricità, che è anche un'altra caratteristica che ci dà l'anodizzazione dei nostri impianti, è quella proprietà per quale un mezzo conduttore come il titanio, per esempio, può diventare però sede di un campo elettrostatico. Quindi una volta che noi lo inseriamo praticamente all'interno dei nostri tessuti che hanno una loro elettricità di base, questo si può polarizzare e quindi questo qui praticamente ci permette di avere questa polarizzazione che potremmo praticamente come un capacitatore, quindi è in grado di polarizzare le superfici. Altro passo in avanti, e questo rappresenta il passo futuro, dopo i trattamenti fisici e chimici possibili, possiamo realizzare delle modificazioni biochimiche del titanio e delle sue leghe. Modificazioni biochimiche. Qual è l'obiettivo? È quello di favorire le risposte specifiche delle cellule del tessuto biologico immobilizzando sulle superfici dell'impianto peptidi, proteine o fattori di crescita. E questo cosa significa? Oltre a migliorare ovviamente la biocompatibilità, praticamente senza influenzare negativamente le altre proprietà praticamente del materiale titanio, porta verso il concetto di superficie biomedica. Esistono una varietà di tecniche utilizzate sul titanio e sulle leghe per effettuare l'impiantazione e la immobilizzazione superficiali di monostrati autoassemblati di proteine, e queste tecnologie sfruttano sia l'assorbimento fisico tramite le gambe di Van der Waals, sia la natura idrofobica delle proteine, le forze elettrostatiche o i legami di tipo chimici, che sappiamo dividersi nei legami intramolecolari, quale iorico, covalente e metallico, e quelli intermolecolari, molto importanti per formare poi le sopramolecole, le supermolecole, che sono i ponti a idrogeno, quelli i legami a dipolo dipolo e le forze di Van der Waals. Vediamo la foto del grande Van der Waals. Quindi le superfici nanometriche che noi possiamo andare a realizzare con tecnologie non eccessivamente economiche, oppure praticamente con tecniche praticamente di deposizione a vapore, possiamo andare a portare delle modificazioni biochimiche praticamente sulle superfici andando a sfruttare i principi della chimica supramolecolare. La chimica supramolecolare è quella parte della chimica che si occupa della struttura, delle proprietà, della progettazione e della sintesi delle supermolecole costituite da molecole associate mediante legami concovalenti che abbiamo visto sono, parlando di legami chimici, dei legami intermolecolari, quali le forze di Van der Waals, i legami praticamente a idrogeno e i legami dipolari. Ebbene, questa caratteristica biomimetica del processo che serve allo scopo di imitare e riprodurre i sistemi biologici ci porterà sicuramente ad un controllo dei meccanismi osteointegrativi e dei tempi attraverso la posizione di queste proteine e questi fattori di crescita. È evidente che in questo caso, essendo ancora parziale la comprensione degli avvenimenti caratterizzanti la risposta ossea, è più difficile garantire il successo di una sperimentazione, in quanto non si tratta solo di rendere la superficie maggiormente osteoconduttiva, ma di creare dei materiali biomimetici con la capacità di integrarsi completamente nei tessuti. Questi sono gli obiettivi a cui noi ci stiamo muovendo. Supermolecole, biomimetico, legami chimici, intermolecolari, ponti di idrogeno, dipolo istantaneo indotto, legame dipolo-dipolo, forze di Van der Waals.
falso. Queste sono delle parole chiave che devono essere di vostro dominio, perché il futuro potrà parlare in questi termini. E quindi, mentre sulle superfici lisce di ossido di titanio è difficile apporre questi biomateriali che stiamo parlando, è necessario invece, penso è ottimo, quando abbiamo queste strutture che vediamo in basso, i nanotubi, queste superfici tubolari in cui c'è un top, che è la zona aperta, questo tubo che con il bottom, che è la parte chiusa, aderente alla superficie di titanio, e questa altezza che vedete è lo strato di ossido di titanio. Già nel 2001 Grains per primo praticamente aveva ottenuto i nanotubi di titanio con l'ossidazione anodica. Da quel momento si è studiato qual è la caratteristica di questi nanotubi, è il rapporto fra la grande superficie e il piccolo volume impiegato, è un po' quello che fa madre natura a livello dei villi intestinali, delle superfici polmonari. La morfologia si è visto può essere influente sullo sviluppo cellulare, quindi è la forma di quell'ossido che stimola, e si è visto che i nanotubi stimolano la formazione praticamente di osso. Le tecnologie che permettono il trattamento dei nanotubi sono praticamente diverse: l'ossidazione anodica è o anodizzazione è la più economica, e il concetto qual è? Che per piccole quantità di materiale otteniamo superfici enormi, e questo lo vediamo nell'intestino, nel polmone. Non vi sto a tediare adesso sulle caratteristiche specifiche dei nanotubi, abbiamo già parlato della colorazione dell'anodizzazione, il trattamento di anodizzazione per l'ottenimento dei nanotubi di titanio è quello più studiato tra i metodi di formazione, oltre che per la semplicità del processo in sé e per i costi, soprattutto per la possibilità di controllare e modificare la morfologia dei nanotubi, controllare e modificare la morfologia dei nanotubi varando i parametri del processo. La morfologia dei nanotubi, lo ricordiamo, e questa è un'affermazione del 2007, influenza l'osteogenesi. E la maggior parte delle applicazioni dei nanotubi è legata proprio alle capacità di semiconduttori di incamerare energia. Si possono ottenere nanotubi anche su superfici particolarmente complesse, come le viti di impianto dentale. Il primo lavoro del 2007 ha dimostrato che la misura del diametro dei nanotubi, quindi il diametro dei nanotubi, influenza la risposta di cellule staminali mesenchimali. Infatti, diametri di circa 15 nanometri, nanometri parliamo, il nanometro è 10 alla meno 9 metri, quindi stiamo parlando di un millesimo di micron, un milionesimo di millimetro, e quindi consideriamo che un DNA è 2 nanometri, i diametri circa 15 nanometri promuovono una forte adesione cellulare, proliferazione e differenziazione, hanno caratteristiche quindi osteoconduttive e probabilmente potremmo dire anche osteoinduttive, perché praticamente influenzano la risposta delle cellule staminali. Invece i diametri superiori di 100 nanometri causano necrosi cellulare delle cellule staminali mesenchimali, che le ricordiamo sono quelle cellule che prodotte dal midollo osseo sono in continuo autorinnovamento e si differenziano sotto gli stimoli dei fattori di crescita a poter dare cartilagine, grasso o tessuto osseo, gli osteociti. Le cellule staminali mesenchimali sono un esempio di cellule staminali tissutali adulte, sono cellule multipotenti che abbiamo visto possono dare queste strutture, importantissimo a livello praticamente della nostra ricerca di integrazione, perché possono differenziarsi e specializzarsi in cellule quali quelle cellule ossee osteoblasti. Ciascuna di queste cellule specializzate possiede forma, strutture e funzioni specifiche, e ognuna appartiene a un particolare tessuto, nel nostro caso appartiene praticamente all'osso. Per migliorare quindi l'osso integrazione, che è quel processo necessario all'integrazione degli impianti con il tessuto osteovivente, è importante stimolare la formazione anche di idrossiepatite, principale minerale delle ossa. Lo abbiamo visto prima, e soprattutto si è visto che se noi vogliamo apporre questa idrossiepatite anziché su una superficie di ossido di titanio liscia, lo andiamo a porre in dei reservoir, dei serbatoi fatti praticamente da nanotubi in titanio, noi otteniamo praticamente una maggiore e ulteriore superiore osso integrazione. Cosa sono i nanotubi di biossido di titanio? I nanotubi di biossido di titanio quindi sono in campo odontoiatrico una notevole ricerca, lo sta facendo Toulu, Shokufar e Sukotio, praticamente su questa innovativa superficie di osso di titanio.
E l'obiettivo qual è? È che praticamente possono favorire praticamente la ricrescita del cellulare osseo, che aderiscono meglio su queste superfici nanotube rispetto alle superfici convenzionali. E noi potremo praticamente inserire su queste superfici praticamente di nanotubi praticamente dei farmaci e avere un rilascio controllato di questi farmaci. I nanotubi hanno dimostrato di essere in grado di trattenere sostanze antinfiammatorie come il naproxeno sodico, oppure praticamente si possono applicare delle superfici di nanoparticelle di argento finemente antibatterico in grado di combattere qualunque infezione praticamente per implantare. I nanotubi di ossido di titanio hanno un vantaggio tra l'altro estetico se noi li utilizziamo perché sono trasparenti. E si è visto praticamente che quindi i nanotubi cosa rappresentano oggi? Rappresentano quelle grandi superfici con pochissimo materiale, quindi noi possiamo veramente ottenere il concetto che questi nanoparticelle lavorino singolarmente. È come se noi, e poi lo vedremo, lo spiegherò meglio, comunque aggiungendo all'interno dei nanotubi tipo una prossiana sodico con azione antinfiammatoria, o lo vedremo ancora meglio con l'aggiunta di argento antimicrobico, possiamo ridurre l'infiammazione e quindi si può migliorare la guarigione ancora di più se invece di queste sostanze inseriremo i famigerati, i famosi fattori di crescita di cui poi parleremo. Quali sono le proprietà antibatteriche dell'argento? L'argento, già conosciuto nel 1893, che era praticamente antibatterico e tutti i metalli hanno proprietà antibatteriche, ma l'argento è quello meno tossico e quindi minor tossicità minore. Con la scoperta degli antibiotici si è abbandonato il campo di applicazione dell'argento, che veniva utilizzato per le ferite dei militari durante la prima guerra mondiale. Poi solo negli ultimi anni, a seguito praticamente dell'insorgenza della resistenza agli antibiotici, si sta riprendendo in considerazione praticamente l'argento. L'argento praticamente è stato studiato oggi grazie praticamente al microscopio elettronico praticamente e agli isotopi radioattivi, e si è visto adesso in grado praticamente di agire con i gruppi tiolici SH, il coenzima Q ha un gruppo tiolico, dei batteri, e quindi praticamente li porta a disattivazione bloccando l'attività enzimatica dei batteri. Può agire anche creando praticamente dei legami di solfuro tra i ponti di solfuro, bloccando così l'attività degli enzimi. Ma inoltre si è visto l'altra proprietà antibatterica dell'argento, che esso è in grado di penetrare all'interno della cellula e raggiungere praticamente il DNA, perché si va a porre come argento ionico praticamente fra le basi purina e pirimidina, con conseguente denaturazione della molecola del DNA. Sintesi, l'argento, per essere però così attivo, che caratteristiche deve avere? Deve essere ionico. Quando è che l'argento è ionico? O quando è sotto forma di nitrato d'argento, o in una matrice zeolitica, o quando è in nanoparticelle. L'argento in nanoparticelle è ionico. Queste ultime destano particolare interesse per la loro facilità di produzione, nonché per l'elevata azione antimicrobica. Potranno essere utilizzate per essere messe sulle mascherine chirurgiche, sulle fibre di cotone, sui tubi endotracheali, sulle ferite. Possono essere messi praticamente sui nostri impianti, impedendo soprattutto nella zona del collare l'eventuale penetrazione batterica, creando praticamente un cercino, oppure sugli abbandi, creando queste nanoparticelle praticamente nei nostri praticamente impianti, un'area praticamente completamente antibatterica. Poi che cosa è visto? Si è visto come funziona il rilascio da parte dei nanotubi di quelle sostanze praticamente che noi vogliamo arricchirle. Ebbene, si è visto che il rilascio dei nanotubi, una volta che sono riempiti praticamente con argento colloidale o con naproxeno sodico o con i nostri importanti fattori di crescita o con le supermolecole, bene, abbiamo visto che la cinetica di rilascio dei nanotubi segue fondamentalmente due step successivi di velocità. Un primo dura 2 settimane e l'altro invece un tempo molto più lungo. Quindi questo perché? Perché nella prima fase c'è un rilascio legato al fatto che all'interno dei nanotubi vengono rilasciate quelle molecole o supermolecole che sono fisicamente intrappolate nel nanotubo e sono presenti sulla superficie esterna dell'ossido,
del nanotubo. A differenza delle molecole invece che si sono assorbite chimicamente, forze di Van der Waals abbiamo visto praticamente legame idrogeno o dipolari o dipoli, praticamente sulla planeta, e non lo abbandonano ad una velocità rapidamente, ma vanno molto più lentamente, quindi rilasciano per un tempo molto più lungo. Ecco perché una superficie nanotubulare è capace di mantenere un rilascio molto più sostenuto rispetto alla superficie compatta del titanio tal quale. Quindi potrebbe praticamente, come si suol dire, si potrebbe ipotizzare di interrompere terapie in cui va presa una o due compresse al giorno ogni 12 ore, andando praticamente a fare un rilascio attraverso praticamente questi nanotubi, eccetera, eccetera. Con il termine nanoparticella quindi si identificano che cosa? Delle particelle formate da aggregati atomici o molecolari, con un diametro compreso fra 1 e 100 nanometri. Per dare l'idea della lunghezza, le cellule elementari di cristalli hanno lunghezza di un nanometro, quello che è più conosciuto è il DNA, ha 2 nanometri. Le nanoparticelle sono di grande interesse scientifico, dato che sono in effetti un ponte fra i materiali grossolani e le strutture atomiche molecolari. Dov'è la grande differenza? Che le proprietà dei materiali mutano non appena ci avviciniamo ad una scala nanometrica, quando la percentuale di atomi della superficie del materiale diventa significativa. Quindi praticamente che cosa vuol dire? Che mentre i materiali di dimensioni più grandi, sopra il micron, la percentuale di atomi che si trova in superficie è insignificante rispetto al numero di atomi compresi nella massa complessiva del materiale, che quindi li tiene e li azzera, nel momento in cui diventano praticamente li portiamo a livello di nanoparticelle, ogni particella funziona per suo conto, è come se ognuna parlasse e funzionasse per conto suo. Ed ecco il concetto di fuori dal coro, cioè c'è qualcuno che non si uniforma più, ma funziona di per sé. E poi un'altra proprietà che possiamo ottenere con i nanotubi, che potrà essere un elemento diciamo molto importante, è il superparamagnetismo, che è una forma di magnetismo tipica delle nanoparticelle ferromagnetiche, ed è quella per cui praticamente le nanoparticelle possono raggiungere praticamente sul titanio uno stato di superparamagnetismo. In questo stato un campo magnetico esterno può magnetizzare le nanoparticelle in modo simile a un materiale paramagnetico. La caratteristica del superparamagnetismo, lo dice il nome stesso, hanno caratteristiche sopra la funzione paramagnetica. Ed ecco come appare una superficie praticamente di nanotubi. E io praticamente penso quindi che l'ultimo concetto importante è che proprio praticamente il grande successo che hanno riscosso le morfologie su scala nanometrica, soprattutto ottenute per anodizzazione elettrochimica grazie alla loro configurazione, promuovono in modo più rapido l'adesione e la proliferazione osteoblastica. In più si è visto che superfici rivestite anche con fosfato di calcio possono praticamente attraverso praticamente i nanotubi aumentare la loro attività, e soprattutto potremmo praticamente in breve futuro pensare ad impianti con superfici differenziate in maniera di dare praticamente, per quanto riguarda i nanotubi, praticamente la possibilità di rilasciare, come abbiamo detto, l'argento all'interno del rapporto abutment fixture, oppure praticamente migliorare queste caratteristiche. Ci fermiamo qui, ormai diciamo vi ho interessato abbastanza, e vedremo che parlando delle superfici, il trattamento delle superfici implantari meriterebbe tutto un capitolo a sé, e rappresenta sempre il core business di un'azienda implantare. E dopo aver visto le fasi di lavorazione sulla micromorfologia, macro e micromorfologia mediante trattamenti fisici e di chimica superficiale al fine di accelerare la generazione ossea, ci sono altri trattamenti importanti come la pulizia della superficie eseguita con il plasma praticamente, e una volta pulita la superficie si andrà praticamente a inserire l'impianto in camera bianca, verrà impacchettato in camera bianca. Ma un altro elemento che prenderò in considerazione la prossima volta, e da qui partiremo, sarà quello dello scopo del trattamento al plasma per liberare i nostri impianti da endotossine, perché oggi si è visto che sui nostri impianti
anche su impianti comunemente venduti, praticamente parlati come impianti esterni, cioè una concentrazione standard praticamente di endotossine aderenti che possono svolgere, lo vediamo in alto a destra, un'azione di stimolazione sulle citochine infiammatorie primarie, e ne parleremo con una prossima volta. Con questo spero di essere stato, diciamo, aver destato il vostro interesse, e ci risentiamo domenica prossima alla stessa ora alle 7. Grazie.